Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che aveva fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi, e li precedettero. Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del parte, dice Gesù ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, a coloro che aveva costituito, cioè l'aveva fatti, perché stessero con lui e perché predicassero il Vangelo del Regno. Stare con Gesù. Ecco la prima esigenza di chi è chiamato a Lui, stare con Lui. Siamo troppo distratti dalle cose della terra, dagli affari familiari, da tutto ciò che tessa la nostra vita quotidiana. A Gesù invece interessa formarsi, comunicarsi se stesso, renderci sapienti, Lui che è la sapienza incarnata. E allora chiama i discepoli e dice: venite in disparte, riposatevi un poco. Quanta tenerezza in questo invito. Gesù vuole che non si strafaccia, ma che si abbia il tempo di fermarsi, di stare con Lui, di ascoltare Lui,
di bere dalla sua bocca. Un momento di amore e un momento di tranquillità, un momento di pace nella nostra vita. E quel Signore questa mattina ci ha chiamati qui, in disparte. Il sabato mattina è un giorno di appuntamento con il Signore. Per un momento lasciamo gli affari di famiglia, lasciamo tutto quello che tessa la nostra giornata, la nostra settimana. Signore ci chiama qui e ci invita a stare con Lui, ai Suoi piedi, attorno a Lui. Noi siamo i Suoi. Per un momento lasciamo la folla fuori, stiamo con Lui, famiglia attorno al Padre, amici attorno all'amico. Lui è il Signore e vuole comunicarci se stesso, sapienza eterna, perché noi diventiamo sapienti di Lui e sappiamo conoscere Dio, avere il sapore di Dio, il sapore della verità, il sapore dell'amore. Lasciamo che Lui ci comunichi se stesso, verità, amore, sapienza eterna, per diventare come Lui ed essere così i Suoi discepoli, capaci di camminare nel mondo e di essere sale della terra, luce degli uomini. Però bisogna stare con Lui. Questo è uno dei momenti in cui il Signore ci chiama a stare con Lui, a sedersi attorno a Lui, ad ascoltare Lui, ad apprendere da Lui. E consentiamo al Signore Gesù che il Suo Spirito scende in pienezza dentro di noi per riempirci di Lui. Non domandiamo altre cose al Signore. Spesso cadiamo nell'inganno di domandare cose temporali, ma invece quello che dobbiamo domandare ce l'ha insegnato Salomone nella prima lettura: domandare la sapienza. A chi dobbiamo domandare la sapienza se non a chi è la sapienza incarnata? Signore, non ti chiedo ricchezze, non ti chiedo neanche salute, ti chiedo, Signore, il discernimento, la sapienza, perché io conosco il bene e il male, perché posso regolarmi bene nella vita e piacerti. Al Signore piacque la preghiera di Salomone e gli diede il discernimento, gli diede la sapienza, gli diede quanto aveva chiesto e in più il resto. Questa mattina stiamo attorno al Signore Gesù e chiediamo la sapienza del cuore contro l'insapienza di questo mondo, perché la grande nemica nostra è l'insapienza che pervade la faccia della terra. Lontani da Gesù si diventa insipienti, non si fanno i nostri veri interessi, non si comprende la verità, non si comprende l'amore, non si comprende la vita. È soltanto Gesù che ci può dare il senso della vita, il senso dell'amore, che ci può comunicare la verità che ci rende liberi, cioè veri figli di Dio, veri uomini. Gli apostoli stanno attorno a Lui, Lui parla: rimanete con me un momento, riposatevi un momento. La vita non è un continuo andare e venire, non è un continuo lavorare. Mentre ci si logora nel corpo, ci si logora nello spirito, c'è il riposo con Gesù. Quel
più, lavorando di più. Il riposo festivo, riposatevi con me. Ci vuole un momento nella vita settimanale in cui bisogna riposare con il Signore, e dobbiamo essere forti nel rivendicare questa legge di Dio del riposo festivo, di questo momento di stare con Gesù. Non lasciamoci abbindolare dagli uomini, e dobbiamo combattere le leggi perverse che ci danno gli uomini insipienti, che hanno perduto il senso della vita, il senso religioso. Dobbiamo combattere per avere il riposo con Gesù, il riposo festivo, per stare con Lui, riposarci con Lui, nutrire l'anima nostra, interessarci della famiglia, interessarci delle cose che più interessano, più del denaro, più delle cose di questa terra, perché l'uomo non è fatto per la terra, è fatto per il cielo. Non è fatto per servire le cose terrene, ma per fare di se stesso il figlio di Dio, per crearsi e ricrearsi come uomo libero, come uomo re della terra. Riposatevi con me. E adesso voltiamo pagina. La gente è più scarsa di Gesù e degli apostoli. Cioè si accorge che Gesù con gli apostoli è andato in un luogo deserto, ma essi hanno scoperto il luogo dove Gesù si era rifugiato con gli apostoli, e lo precedono, si fanno trovare proprio là sulla riva. Gesù era salito sulla barca a proda, e quella gente da cui era fuggito se la ritrova davanti. Ma il cuore di Gesù è traboccante di amore, ed ecco la sapienza di Gesù che si manifesta in questo momento. La gente ha bisogno di me, la gente ha bisogno degli apostoli. Sì, riposiamoci pure, troviamo un momento di sosta, ma non possiamo trascurare la gente. Gesù si commuove davanti alla folla, poveri apostoli che Gesù associa a sé, perché non lavora da solo, è importante, lavora con gli apostoli. Lui stesso ci insegna di non andare mai soli, di non caricarci di tutto il peso. Egli condivide la sua missione con gli apostoli e li forma non in una scuola, ma li forma lui cammin facendo, stando con lui. E dice: ecco, la gente è venuta, io ho compassione di tanta gente, il suo cuore pulsa d'amore per tanta gente, sono pecore senza pastore. È una frase dura sulla bocca di Gesù. Pecore senza pastore. Ma avevano i pastori, avevano i sacerdoti, avevano le istituzioni, avevano le scuole. Al tempo di Gesù c'erano due scuole teologiche ben formate. Al tempo di Gesù le 24 classi sacerdotali si avvicendavano nel servizio del Tempio. La gente poteva accedere ai sacerdoti, poteva accedere al Tempio, ma erano pecore senza pastore. Mancava l'amore, mancava l'allaccio con la gente, mancava il cuore. E Gesù ha il cuore. Gesù è venuto a portare l'amore, è venuto a portare il fuoco, sono venuto a portare l'amore sulla terra, sono venuto a portare il fuoco, e questo soltanto io desidero che si accenda. È venuto a portare la verità, è venuto a portare la luce, ed ecco che si commuove il suo cuore e lascia il riposo, lascia un momento
di parlare con gli apostoli e dice: ecco, diamoci da fare la preferenza degli altri sul proprio riposo. Questo non significa che non dobbiamo cercare il riposo, dobbiamo cercarlo. Il momento di Dio va cercato, però il momento di fare del bene, il momento di dare Dio agli uomini ha il predominio sulla ricerca del bene nostro. È un insegnamento del Signore. Gesù non caccia la gente. Gesù non dice agli apostoli: andiamo un'altra riva, fuggiamo dalla gente. No, cerchiamo il riposo, ma quando la gente viene, quando la folla viene, quando la folla pressa, dal cuore pompa l'amore, pompa l'interesse. Ed è Gesù venuto per gli uomini, non per se stesso. Fratelli e sorelle, diamoci sempre da fare per fare bene al prossimo, ma cerchiamo anche il momento di Dio oltre il momento degli uomini. E abbiamo compassione anche noi delle folle che stanno attorno a noi, dei bisogni della gente, e nel nome di Cristo eroghiamo la sapienza del cuore, diamo la parola della verità. Quella gente chiedeva a Gesù, chiedeva la parola di Dio, chiedeva la sapienza del cuore, chiedeva la verità, chiedeva soprattutto l'amore. Diamo l'amore agli uomini e attingiamo da Cristo questo amore, attingiamo da Cristo, dal cuore di Cristo questo amore, e sentiamoci tutti come pastori delle anime, pastori dei nostri fratelli. Quando noi diamo il cibo della vita, quando noi comunichiamo la verità, quando noi comunichiamo l'amore, comunichiamo ciò che Cristo ha messo nelle nostre mani e nel nostro cuore. E adesso, fratelli e sorelle, siamo ancora qui davanti al Signore e chiediamo di poter continuare a stare con Lui anche in mezzo alle faccende di casa, di stare con Lui. Possiamo trovare sempre un momento di stare con Lui. Attingiamo da Lui l'amore, la compassione, la sapienza. Attingiamo da Lui quello che Lui vuole darsi, non soltanto per noi, ma per gli altri. Ecco, mi sovviene un testo. Siete qui con me nel deserto e adesso portate l'acqua agli assetati, portate un tozzo di pane agli affamati, vostri fratelli. È un testo di Isaia. Ecco, veniamo qui per attingere l'acqua, veniamo qui per prendere sulle nostre mani un tozzo di pane, ma il Signore ci avverte: avete mangiato, avete bevuto, stando con me, e adesso andate, portate il pane ai fuggiaschi, portate l'acqua agli assetati nel deserto, perché anch'essi mangino, perché anch'essi si dissetano e ritrovano la via per uscire dal deserto verso le fonti della vita. Amen.